Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video RCM. Oggi ci siamo fatti una domanda con Fabio, perché tu sostenevi che nei bike park secondo te era meglio la bici d'enduro. Io quest'anno che me la sono portata ho detto, ma secondo me anche la bici da downhill nei bike park male non fa, anche perché alla fine è dove va usata. Quindi perché secondo te, Fabio, va meglio la bici da enduro in bike park? Cosa tocca fare a queste bici muscolari da pedalare? Ma è lo stesso. Sì, le bici da DH. Torniamo in hotel. Perché secondo te, Fabio, va meglio la bici da enduro in bike park? Ma allora, diciamo che sicuramente parte dall'indole. Ok. Tua. E direi qualche punto subito pro e facilità di utilizzo. È pedalabile, quindi se devo fare un trasferimento posso pedalarla. Quello sicuramente. Terzo punto è se sono in un parco ma intorno c'è un posto bellissimo, magari mi faccio anche un giro pedalato, quindi uso park e quello che c'è intorno. Assolutamente. Questi secondo me sono i tre punti fondamentali. Certo. E direi uno molto tecnico, cioè dove non c'è una pendenza estrema, la bici d'enduro secondo me va fin meglio della DH. Sì, te dici scorre un po' di più, magari dove non è tanto tecnico. Vero, vero. Sicuramente questi sono punti a favore. Dall'altra, chiaramente una bici da discesa, io mi immagino e sicuramente ho sentito utilizzandola che ti dà un bel supporto se vuoi andare sul ripido, se vuoi andare sui salti, se vai veloce, se vai tanto veloce ha tanta stabilità. Ora, le bici d'enduro di adesso hanno tantissima stabilità, lo sappiamo, 29, le 29 con 160 mm, le geometrie moderne hanno un sacco di stabilità e lo sappiamo, però ancora non è paragonabile a una bici da DH. No, secondo me no, veloce. Perché comunque tendenzialmente l'enduro io la sto portando verso il limite dove il DH è sì, all'inizio. È nel suo, certo, esatto. Quello assolutamente sì. E secondo me la differenza grossa la si sente sul ripido. Sul ripido si sente veramente tanto, il ripido tecnico su tanto. Effettivamente, come dici te, con poca pendenza la DH patisce un pochino. L'altra cosa che però secondo me è fondamentale da tenere presente è anche che il DH, essendo tutto dimensionato per girare effettivamente in discesa, rischi meno di spaccare. Tendenzialmente magari hai anche componenti un po' meno sofisticati, sì. Meno ricercati per la pedalata. Esatto. Quindi... più che altro che devono coprire uno spettro inferiore di cose, cioè devono resistere agli urti e il cambio, nella mia bici da discesa ha 7 rapporti dietro, un cambio molto piccolo, quindi anche meno esposto, quindi insomma rischi di spaccare meno e questo è un bel pro. Se uno gira tanto in bike park sicuramente quello è un bel pro. Sì, sui salti l'abbiamo detto, sicuramente conveniente, insomma, un po' questa sicurezza, questa forza, questa stabilità in più nel momento in cui vado forte, vado a cercarmi un po' il ripido, vado a cercarmi un po' il limite anche, forse se vogliamo.
sicuramente, effettivamente, ripensandoci, è quello che dici te, qui in Paganella, probabilmente, effettivamente, la scelta più corretta è proprio una bici d'enduro, a meno che uno non voglia girare solo a fai. Esatto, qui è particolare perché hai un pezzo del comprensorio assolutamente dedicato alla BH. Certo. Sì, sì, qui effettivamente, comunque, nella week qua di Paganella, quando ci chiedono, noi consigliamo sempre la bici d'enduro, sì, che tendenzialmente è la bici che si usa di più, anzi qua si godono anche le elettriche. Probabilmente già dove per esempio faccio lezioni io lunedì a Viola Sangré, che è un bike park, se giovia arrivano le discese e ci sono anche piste dove hanno fatto gli italiani di downhill, se uno vuole fare lì un bel allenamento, probabilmente lì la BH è indicata. Analogamente, per andare a ipotizzare gli altri park dove facciamo noi le week, che sono Amiata e Sause, sicuramente Amiata presenta anche dei salti grossi, sì, quindi sì, se uno ha intenzione di buttarsi tanto sui salti, probabilmente avere la DH gli dà una bella mano. Ha un po' più di comfort. Ha un po' più di comfort. Anche a livello di sicurezza stai un po' più nel comfort largo. Certo. L'enduro sicuramente deve essere più facile. Certo. Però la Miata ti precludi tutti quelli che sono i tour intorno. Probabilmente conta anche tanto l'indole che ciascuno di noi ha, come dicevamo all'inizio, nel senso che se io vado alla Miata per ricercare i saltoni, ricercare il ripido, magari ci vado col DH. Se voglio godermi il park, godermi anche i giri intorno, un enduro ben piazzata sicuramente va. Sause invece al contrario, beh, cosa dire? Sause... Allora, secondo me Sause è il paradiso dell'enduro. Sì. E dall'altra parte una cosa che non abbiamo detto, che in realtà mi dicevi tu ieri, è con la bici da DH io sono più comodo. Del tipo che comunque, cosa dicevi tu, è sovradimensionata, male che vada non la uso, certo, sicuramente non la sfrutta e sarà più piantata sulla velocità quando sì, io sì, ne ho sì, poca, però ci giro, ovvio che sono più comfort, ovvio anche che dove non ho tanta pendenza, Sause, ad esempio, tranne, se vogliamo fare dei nomi, la Caramel. Sì, Sause è un park che è davvero tracciato tanto da enduro. Con la DH ci giro, sì, però sì, effettivamente probabilmente l'enduro lì è più a suo agio perché le pendenze sono quelle giuste, è tracciato bene nel bosco, e sì, probabilmente anche Sause personalmente consiglierei un enduro, effettivamente. Anche se magari ci sono i giri da fare, anche se non sono organizzati, ci sono giri da pedalare. Sì. Quindi sì, assolutamente, Sause è probabilmente più enduro. Sicuramente a questo punto la conclusione è che qualunque bici andiate a prendere, a scegliere per venire a girare in bike park, è fondamentale usarla al meglio, sì, non necessariamente al 100% delle sue possibilità, ma sicuramente usarla al meglio. E da questo punto di vista, come al solito, i nostri corsi e le nostre lezioni sono a disposizione, le trovate tutte le informazioni sul sito. Le week in particolare sono sempre disponibili durante l'estate in bike park, e quindi niente, direi che la cosa importante è poi andare a girare, divertirsi e godersi una buona birra a fine giro. Enduro, DH, cambia niente. Cin cin.